Ciao a tutte, buongiorno. Allora, stamani trucco sul violetto, prugna e un po' di rosa con il nuovo rossetto che adesso vedrete poi. Quindi io vi lascio al tutorial e spero che vedete. Non macchia. Ciao. Ho già messo una crema idratante con il contorno occhi, ho utilizzato questa qui di Estée Lauder, questo duo illuminante, eccolo qua, Protect and Brighten Duo. Questo è un duo illuminante che va a illuminare appunto la pelle e ha la protezione 15 all'interno e il contorno occhi rinfrescante in formula gel che si assorbe molto velocemente, quindi mi piace veramente tanto. Avendo idratato bene la pelle, vado direttamente senza il primer oggi e vado con il fondotinta di Dior. Questo qua è il Forever nella tonalità 2N. E questo per me è il colore giusto, e essendo io comunque neutro di sottotono, ed ha una puntina di giallo all'interno che per me è perfetta. Ne metto una quantità veramente minima. E poi inizio praticamente a lavorare, mi guardo qua nello specchio perché ho messo qua uno specchio, inizio a lavorare bene il prodotto, vedete, con movimenti circolari e poi però vado anche a pressarlo perché stendo anche ovviamente un pochino sul collo per uniformare, vedete. L'importante quando vedete il fondotinta è che non si creino stacchi tra il collo e il viso. Quindi vado a roteare, vedete, sempre con questo movimento circolare. E appunto, poi non avendo particolari rossori o problematiche veramente grandi, insomma, da coprire. Io amo fare così, poi è ovvio che ci sono persone che hanno un pochino più di problematiche, quindi bisogna andare a coprire. Allora, questo vedete c'è proprio sempre poco e lo vado a stendere bene. Poi è nella versione satinato, quindi non è quello glow, perché altrimenti io, avendo la pelle mista e grassa, mi va troppo a lucidare. Fatto questo, utilizzo il correttore di Clinique Even Better nella tonalità CN28 Ivory. Questo va a illuminare veramente tanto. Allora, così vi faccio vedere anche come lo potete usare se avete il pennello, se vi piace di più il pennello. Io non ne metto tantissimo e lo vado proprio ad applicare, diciamo, lungo il contorno occhi. Non mi piace fare chilate e chilate di correttore e fondotinta, proprio perché non l'effetto che si crea è veramente brutto, è proprio effetto maschera. Quindi con un pennello da correttore vado a sfumare bene, vado anche in questa parte dell'occhio qua alta perché si formano naturalmente delle ombre. Mi tengo lontana diciamo dalla parte inferiore dell'occhio, proprio per evitare di andare ad evidenziare eventuali micro rughette o linee d'espressione. Oggi parlo un po' perché visto giusto che giustamente non era tanto che non faccio un video, mi piace parlare. Ad incipriare oggi cambio, io con tutte le cipre che ho devo cambiare spesso, e vado a utilizzare questa di Essence, che è la All About Matte Fixing Compact Powder, e vado con il pennello della mia cipria. Prendo un po' di prodotto, sbatto sempre l'eccesso perché lo sapete, altrimenti fa un effetto gessato, e vado a pressarla perché la presso. Perché se io faccio questo con la cipria, mi va ad evidenziare tutti i micropeletti del viso che abbiamo naturalmente sul viso, e quindi avrò poi un risultato poco naturale. Primer. Se non avete altri pennelli, utilizzate quello del correttore, lo andate a pulire e poi andate subito a stenderlo in modo che si diffonda bene e non restino le macchie. Vado a truccare l'occhio con la palettina di Cosmify, questa qua. Questa è la Glitters Eve Eyeshadow Palette, forse me l'avete visto utilizzare già anche in altri video. Vedo qua. E vado a prelevare subito il colore questo, vedete questo rosa qua,
e lo vado a mettere sulla mia palpebra mobile. Mi piace cambiare perché non mi piace truccarmi sempre nello stesso modo. Sono una che si annoia facilmente delle cose sempre fatte alla stessa maniera e quindi ogni tanto mi piace sperimentare. Allora vado e faccio questo. A questo punto prendo pennello più grande, diciamo, da sfumatura, prelevo questo bellissimo colore malva, più, vedete, l'ho prelevato più freddo, più scuro, e vado direttamente nella mia piega. Sfumatelo bene perché altrimenti vi rimane poi la macchia e non riuscite, vedete, a più a giostrarvelo, cioè non riuscite più a lavorarlo e viene brutto l'effetto, perché veramente a questo punto inizio a prelevare un po' di lilla, che voi sapete io adoro il viola, quindi per me è un colore che adoro, e prendo un pennellino piccolino, prendo il violetto e inizio a darlo nella parte, diciamo, questa iniziale dell'occhio. Mi piace tantissimo l'effetto che dà questo lilla nella parte anteriore dell'occhio, perché vi giuro che apre lo sguardo. È veramente bello l'effetto che dà, che sono bellissimi, guardate che bello, mi piace, è un trucco molto colorato, ok, vedete? Poi non so adesso cosa prendere, se prendere il blu o prendere questo bordeaux, forse sono più orientata a prendere questo bordeaux qua. Inizio a pressarlo sulla parte finale dell'occhio, facendo attenzione a sfumare molto bene che non venga la macchia. Prendete questo ancora e andate nell'altro occhio. Vedete, l'importante è sempre poco per volta e pressare sfumando nel contempo, quindi cercare di fare un lavoro delicato, perché se mettete troppo prodotto sbagliate, dovete poi rifare tutto. A questo punto vado a prendere una bella matita nera e prendo questa matita qua, che è di io uso questa di Ofidra, che è un casual nero, e mi piace davvero tanto perché scrive benissimo, si sfuma molto bene ed è morbido, un vero e proprio eyeliner, vedete, e vado bene a riempire tutti i buchetti che ho tra le ciglia, ok, in questo modo. Con lo sfumino che ha dietro, è praticissima questa matita, vado a semplicemente a diffondere un pochino meglio la mia matita. Ho delineato l'occhio ma non ho fatto un eyeliner vero e proprio. Ecco, così, e sempre con questo sfumino che qua avete messo della matita tra le ciglia, vedete, andate a realizzare una lievissima sfumatura. E poi vado con la mia matita all'interno dell'occhio. A questo punto, che cosa faccio? Vado a mettere il mascara. Io utilizzo questo qui di Bottega Verde da un po' di tempo, me lo vedete spesso indossare, me l'avete chiesto in tantissime, veramente in tante, l'Ultra Extension Mascara Ultrallungante, mi piace veramente tanto perché è un mascara che va a allungare, volumizza e non crea grumi, adoro, insomma, veramente un ottimo prodotto, guardate che ciglia, cioè è qualcosa di stratosferico, quindi vado a fare questo movimento per il mascara e lo do anche sull'altro lato. Quindi ho terminato col mascara, guardate, cioè l'effetto è super bello di questo prodotto. A questo punto che cosa faccio? Vado a definire un pochino il mio viso con la terra, che si sposa perfettamente con il colore del mio viso senza appesantirmi troppo. E poi è veramente vellutata, mi piace anche proprio l'effetto, guardate, che ha durante il giorno, mi dà quel leggero colore senza farmi diventare arancione o troppo marrone. Vado sempre con dei leggeri movimenti a rotazione ad applicare il blush.
lo applico nella parte, diciamo, sia frontale ma più alta del mio zigomo, in questo modo, senza che mi risulti appunto a macchie oppure troppo, diciamo, troppo forte come Con il rosso. effetto di Clio Liquid Love. Questo è granatina ed è stupendo, è un colore meraviglioso. Adesso vi faccio vedere. Cioè, guardate bello. Poi questi rossetti di Clio hanno un odore di vaniglia stratosferico. Quindi questo è il trucco finito e spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ciao ragazze, alla prossima!